Ciao a tutti, sono Emanuele Tomasello, lavoro in Vibram da quasi 20 anni e mi occupo del canale ambulatoriale. Oggi siamo qui con il collega Antonio. Ciao a tutti, sono Antonio Corbo, sono un business development manager e mi occupo dello sviluppo extra ospedaliero. Oggi siamo qua proprio per presentarvi un nuovo progetto nato in collaborazione con gli studenti del Master MIMS di SDA Bocconi, che si occuperà di presentare un nuovo modello di presa in carico del paziente chirurgico per un viaggio innovativo per affrontare le surgical site infection. È interessante parlare di questo nuovo modello di presa in carico del paziente chirurgico che si estende nel percorso perioperatorio e adotta una logica fast track. Questo approccio prevede che la presa in carico del paziente inizi prima dell'ingresso in ospedale. L'intervento di un infermiere, di un home care provider, garantirà educazione sanitaria e decolonizzazione cutanea pre-intervento, favorendo engagement e di conseguenza aderenza terapeutica. La possibile riduzione delle infezioni del sito chirurgico e una nuova comunicazione medico-paziente tramite un'app dedicata sono solo alcune delle componenti chiave di questo modello innovativo. Il progetto di collaborazione con gli studenti del Master MIMS di SDA Bocconi sottolinea di come le future generazioni svolgano un ruolo cruciale nel progresso e nell'innovazione. Collaborare con studenti universitari in progetti che promuovono la condivisione di competenze è un modo eccellente per favorire la crescita reciproca. Queste collaborazioni permettono agli studenti di acquisire conoscenze pratiche, ma allo stesso tempo le aziende possono beneficiare della loro creatività ed entusiasmo. In Vibram siamo certi che lo sharing expertise valorizzi soluzioni innovative e una crescita sostenibile in diversi settori della vita lavorativa. La collaborazione tra colleghi è stata fondamentale per rendere fattibile il progetto, favorire l'innovazione e arrivare a risultati concreti. Attraverso una comunicazione aperta e trasparente abbiamo condiviso idee, punti di forza e aree di miglioramento con i colleghi dei diversi dipartimenti, come il finance, il marketing e il management aziendale. Ognuno di loro ha collaborato attivamente e ha svolto un ruolo fondamentale per renderlo fattibile. L'organizzazione del tutoring è stata elemento fondamentale nello sviluppo del progetto. Durante il kick-off abbiamo definito obiettivi precisi e aspettative, una timeline ben definita ed un planning dettagliato degli incontri. Abbiamo aperto le porte della nostra azienda, fornendo risorse di supporto, come materiale per lo studio e la preparazione delle presentazioni. Il know-how aziendale è stato condiviso con gli studenti, permettendogli di incontrare i nostri principali opinion leader e rendere sempre più reale un progetto che ad oggi è ancora un modello teorico. Ciao, sono Giovanni, ho studiato economia e frequento il Master MIMS alla Bocconi. Ho deciso di scegliere questo progetto per la sua innovatività, l'innovatività che può essere descritta in tre passaggi fondamentali: la visione olistica del paziente, la presa in carico del paziente dal pre al post operatorio e la digitalizzazione. Ciao, sono Annalisa, sono laureata in giurisprudenza e ormai da 6 mesi frequento il Master in Management della Sanità di SDA Bocconi. Ho scelto questo progetto per avere la possibilità di agire sul campo e parlare davvero con dei professionisti della sanità. Ciao, sono Arianna e sono un'economista. Il valore aggiunto del progetto è sicuramente la messa in contatto dei 3 attori coinvolti tramite l'applicazione Dream e quindi la digitalizzazione del mondo sanitario. Ciao, sono Fabiola, ho un background formativo tecnico-scientifico in ambito cardiovascolare. Ritengo il progetto interessante perché ci ha dato modo di mettere al centro il paziente, rendendolo maggiormente attivo e maggiormente consapevole nel suo percorso di cura. Con questo nuovo approccio spostiamo decisamente il focus sul lato paziente, che mi sembra auspicabile per la sanità del futuro. Ringraziamo SDA Bocconi per averci dato la possibilità di collaborare con gli studenti, futuri manager della sanità, condividendo i valori che muovono Vibram quotidianamente. Un ringraziamento anche da parte mia ad Annalisa, Fabiola, Arianna e Giovanni per le grandi competenze e il forte entusiasmo che hanno messo all'interno di questo progetto. Un in bocca al lupo ai ragazzi per la loro presentazione e non vediamo l'ora di vedere i risultati raggiunti.